Ciao ragazzi, oggi faccio una diretta non programmata, o meglio, una diretta perché voglio stupirvi spesso e volentieri, ma soprattutto una diretta contro chi mi sta criticando. Normalmente non faccio queste cose perché è la normalità delle cose che ci siano persone su Facebook, Instagram che vogliono dire lo loro. Siamo in un regime di libertà di parola e di descrizione o di risposte. Assolutamente non vi preoccupate in nessuna maniera, non mi preoccupo assolutamente neanch'io. Ma la cosa importante è voler un attimino chiarire. Quelli che criticano, ah, la macchina fa fumo, la macchina non va, la macchina sembra ferma, la macchina dovrebbe andare ancora di più, io riesco a farla meglio e tutto quanto. Ah, signori, prima di tutto io potrei criticare tutti quanti, ok? Potrei criticare le persone con la mia conoscenza che ho, tantissime persone che fanno altre preparazioni in cui c'è grandissimo fumo e dire no, no, guardate, voi non state facendo assolutamente quella cosa giusta. Ma la cosa differente è questa, che noi ci proviamo, voi criticate. Allora, per tutti quelli che stanno criticando, prima di parlare, dimostrate cosa avete fatto e non una, due, tre, quattro macchine, ma provate a vedere di farci vedere a tutti noi o quelli che criticate, che ci criticate o la persona che ci critica, cosa ha fatto come innovazione. Tutti quanti, tutti i preparatori. Me e tante altre persone che magari fanno fare anche fumo alla macchina, che magari le riprese del video non sono eccezionali, quindi non dimostrano esattamente la differenza. E vi do un piccolo trick: per far andare veloce una macchina, gli faccio fare i 150 all'ora e la faccio passare davanti alla telecamera. Eccezionale, sembra velocissimo. Invece quando parte da zero, da ferma, fa prima, seconda e terza, ovviamente quando si è nel video sembra molto più ferma rispetto a quando fa una che fa 150 o 200 che passa sfrecciando in questa maniera. Quindi le cose sono molto differenti e soprattutto sono anche molto differenti se uno lo fa di giorno con 36 gradi o di sera. Ma ricordate una cosa importante che purtroppo è una brutta creanza delle persone. Come succede in palestra, come quando vado io in palestra che vedo delle persone sovrappeso, io le stimo perché hanno avuto il coraggio di iniziare. Certo, saranno grasse, ma tutti noi siamo andati in palestra che eravamo grassi o avevamo dei chili in più. Piano piano abbiamo scolpito il nostro fisico, più o meno in base a quelle che sono le necessità o le esigenze o le possibilità, e siamo migliorati dimagrendo. Quindi non c'è da criticare neanche le persone che sono grasse o molto sovrappeso che hanno iniziato. Anzi, bisogna stimarle perché loro hanno bypassato tutti i loro limiti o tutte le loro paure limitanti per poter mettersi in gioco e cercare di trovare il loro fisico. Quindi non criticate solo quell'amico, ah, guarda quello quanto è grasso, quello. No, assolutamente, perché anche voi, magari, molti di voi hanno iniziato in questa maniera. Primo. Secondo, tutti quelli che fanno le preparazioni ci provano, non sono dei fenomeni, cercano di trovare, fanno ricerca e nel caso in cui una macchina viene preparata con 36 gradi all'esterno e la macchina fuma, perché magari non è il FAP, non andatela a criticare. Perché? Perché con 36 gradi anche la vostra macchina senza FAP fuma. Ok? E tutti quelli che fanno i fenomeni, che dicono: ah, la mia macchina non fuma, non mi piace fumare. Uno, magari la preparazione è molto limitata e magari viene preso a schiaffi da una Panda 1300 multijet preparata come si deve. Poi ovviamente escono fuori tutte le scuse possibili e immaginabili che hanno l'unghia incarnita nel piede e quindi non riescono ad accelerare. Oppure il mappatore non ha ancora fatto la mappa definitiva. Oppure l'EGR non va bene. O il filtro dell'aria a pannello non è quello giusto, magari quello della BMC, ma è meglio quel Piper costa altre cose. Stupidaggini, ok? Ogni preparazione ha il suo, ogni persona ha il suo modo di fare la preparazione. Non volete fumo? Bene, avrete meno potenza rispetto a uno che fa fumo. E se una persona o un cliente vuole cavalli e la macchina fa fumo, non dovete stare a criticare. Perché, ciao Flavio, perché prima di criticare, o almeno
fare una critica costruttiva, dimostrate che voi siete preparatori. E preparatori non vuol dire essere secondo, terzo, quarto lavoro dentro l'officina, ma stare come me e tanti altri davanti a uno schermo, dimostrare, pubblicare quello che si fa e soprattutto che sia il primo lavoro. E soprattutto, ma tutti quelli che anche vogliono che essere meccanici o dicono la loro perché si credono forti dietro a un cellulare, a un tablet, a un computer e basta criticare dicendo ah, quanto fa fumo come la macchina di mio nonno. Va bene, non c'è nessun problema, ma primo dimostrami chi sei, o meglio, se sei un preparatore o meno. Due, dimostrami quante macchine hai preparato. Una macchina, due macchine, la tua l'unica macchina che hai preparato non c'entra assolutamente niente, perché tante persone e tanti preparatori giocano, lavorano, cercano di trovare attraverso delle ricerche e degli errori, anche degli errori, di trovare, ciao Giulia, di trovare una via. Che magari, anche se tu non sei un preparatore, magari il tuo preparatore seguirà questa linea magari più avanti. Quindi le critiche, secondo me, non servono, anche perché si può imparare da chiunque. E chi è che nel campo delle preparazioni e può fare innovazione e può fare soprattutto vuole aprire dei nuovi mercati, ovviamente può sbagliare. E fare fumo non c'entra assolutamente. E ricordate che fare fumo, che la macchina non va, potrebbe anche non essere colpa del preparatore o della macchina, bensì del tipo di ripresa. Quindi, anche se voi normalmente cercate, o molti di voi cercano di trovare il pelo nell'uovo perché devono fare la loro battuta, ok? Perché devono fare, si credono superiori, perché magari la loro macchina non fuma. Ma poi scompaiono se questa macchina che loro dichiarano essere eccezionale, potentissima, viene presa a schiaffi magari da una che fa più fumo. E poi che dire quando questo fumo si traduce in un grafico che fa tanti cavalli rispetto alla loro e ovviamente tutti scompaiono. Questo non è un modo per farvi riflettere e non attaccarvi, ma farvi riflettere. Che molte volte quello che voi fate potrebbe non essere appropriato rispetto per gli sforzi che tutti noi stiamo facendo nel campo delle preparazioni. Chi più chi meno, uno può sbagliare, uno non può sbagliare, uno sta cercando una via per avere ancora più potenza. Ed ecco perché ci sono dei 1.300 multijet che fanno 300 cavalli. Ma sapete voi quante macchine hanno rotto? Quante testate, quante turbine? Certo, l'hanno fatto, però loro ci sono arrivati. E magari voi che criticate tantissimo, che magari un 1.300 multijet che fa 300 cavalli fa tanto fumo, ah, io non potrei evitarla. Pensate un attimino a un discorso importante, su dove viene utilizzata. Ci sono persone che la utilizzano nel drag racing e quindi il fumo non è un problema. Ci sono persone che la utilizzano il sabato e la domenica e gli interessa andare veloci e non importa il fumo. E ci sono persone come tantissimi di voi, come io, in primis, che vuole girare per strada ed ecco che il fumo potrebbe essere un problema, quindi tendo ad avere meno potenza a favore del fumo. Ciao Salvatore, sono punti di vista. Ma il punto di vista non deve essere trasformato in critica, perché magari voi siete nella giornata, siete vessati dal vostro datore di lavoro, avete le vostre preoccupazioni e trovate gioia nel poter criticare e sfogare tutta la frustrazione o le preoccupazioni su una critica. Questo non vi fa onore, anzi, vi fa avere compassione da parte nostra, nostra, mia e di tanti altri. Perché le critiche, se sono costruttive o si inizia a parlare e si inizia a capire il perché di determinate cose, è importante. Ma invece criticare così, a modello haters, ok? Perché ovviamente si è nascosti dietro a quello che è un cellulare e poi dopo si cerca di trovare alcune scuse se si viene attaccati. Magari passando di palla in frasca sugli argomenti perché poi un argomento non sanno più che dire, si parla da un'altra parte, dall'altra parte si parla. Capite?
Capito? Queste cose qua sono comportamenti che lasciano quello che trovano e sinceramente non è una cosa interessante. Anch'io scorro tantissimo su Facebook, tante preparazioni, tante macchine che fanno fumo, fanno rumore, che magari macchine che non sono eccezionali. Nicola, anch'io condivido con te per andare, gli devi dare da bere e gli devi dare da bere, fuma ovvio. Questi sono de gustibus. De gustibus non disputandum est. Quindi la critica non esiste. Anzi, se uno fa un buon risultato e sono il primo, non critico, ma bensì, signori, non critico, ma faccio like. Ciao Aldo. Io faccio like e in questa maniera vediamo un attimo se riesco a fare qualcosa perché non mi vedo, ok? Vediamo un po', ok? E faccio like e in questo like è perché loro ho visto quanto impegno hanno messo e so quanto impegno hanno messo nel creare una macchina potente e quindi bisogna rispettare e rispetto chi è che lavora. E le persone intelligenti e chi è che è bravo, ossia le persone che hanno un certo spessore, apprezzano e condividono un certo risultato e gli fanno i complimenti. Questa è la vera differenza. Non criticano per invidia, ma non criticano neanche. Oppure ci si scambia dei pareri, ma lo scambiare i pareri non è una critica. Lo scambiare i pareri è cercare in qualche maniera di poter migliorare e poter imparare. Si impara da chiunque, si impara da qualsiasi altra persona e si impara anche essendo umili, non essendo Dio. Dio non è di persone eccezionali, che persone che preparatori che sono non plus ultra, non esistono. Potranno essere non plus ultra su una macchina, ma non su tutte, come io personalmente. Ho tanto da imparare, tanto imparare anche dalle altre persone, macchine che fanno per esempio 147 che fanno 400 cavalli, 500 cavalli, si impara da queste persone perché hanno fatto ricerca, hanno studiato, hanno rotto, hanno sbattuto la testa e alla fine ci sono riusciti, anche dei 1300 multijet. Queste sono, questo video, questa diretta è più un invito a riflettere prima di scrivere e di parlare. Pensando a quello che c'è dietro, a pensando a quello che c'è dietro e soprattutto quello che un cliente vuole, che non è sempre quello che volete voi, ma bensì che è una richiesta, una necessità, un'esigenza, un obiettivo che lui vuole avere. Quindi lui magari il fumo non è un grosso problema per lui, mentre per voi sì. E allora perché criticarlo? Pensate un attimo prima di criticare a che cosa dovete fare e che cosa state facendo e da lì iniziate a comprendere se come scrivere e come se è il caso o meno di veramente di diventare un haters o iniziare a pensare quello che vi ho detto all'inizio, ossia prima di parlare. Come succede in palestra, che sento tanti quando faccio palestra e mi alleno, che tutti prendono in giro le persone che sono robuste, che hanno iniziato, invece di dargli un supporto, di fargli complimenti perché hanno iniziato, hanno voluto cambiare la loro vita, togliere quelle che sono le loro limitazioni e dire: bene, mi metto in gioco. Queste sono persone che devono essere stimate. Non preso in giro, perché poi ricordatevi che finché voi prendete in giro è bello, ma poi, essendo la vita una ruota, prima o poi verrete presi in giro anche voi e capirete quanto dà fastidio. Quindi non cercate di fare veramente quelli che fanno haters e scrivono così ad minchiam, come si dice, per fare i belli cattivi. Io sono bravo, io non voglio, devono criticare perché magari per invidia che la persona ha fatto 400 cavalli e loro con la loro macchina che non fa fumo sono riusciti sì o no a farne 250, 280, 300 cavalli. Non criticate, ok? Oppure la critica fatela solo quando voi dimostrate diverse cose. 400 cavalli su una macchina senza fumo, dimostratemelo. E una volta che voi me lo dimostrerete, allora potrete parlare.
Ma visto che è che critica non dimostra mai nulla, ok? Se non prendendo video e prendendo i video fuori non vuol dire essere bravi. Dovete dimostrarlo voi. Dimostratelo voi sulle macchine reali, ok? Macchine reali fatte da voi. E una volta che voi farete la stessa macchina senza fumo, allora se ne parla. E ovviamente con la bancata. Non così fate una macchina, un video e basta, no? Bancata. Okay, con tanto di bancata, video della bancata e via discorrendo. E vedere come gira, come faccio io che le faccio sulla realtà. Allora, questo iniziamo a divertirci diversamente e inizierete forse a capire quante altre persone vi criticheranno e quanto siano fastidiose le critiche quando le persone magari non sanno quanta fatica e difficoltà è stata fatta per ottenere quel risultato. Bene, ragazzi, vi lascio. Probabilmente domani, se riesco, o dopo, oppure domenica farò una diretta probabilmente da Montecatini, in modo che così vi faccio vedere con chi sto. Ok, un carissimo amico che mi ha aiutato tanto, sia a livello di palestra sia a livello di marketing. È veramente un amico da ormai quasi 10 anni che siamo insieme, che ci conosciamo, in modo che faremo quattro chiacchiere anche con lui su quello che lui pensa delle preparazioni o quello che io penso di quello che è l'alimentazione. Vi saluto e mi raccomando, vi faccio sapere se ci sarà domani o domenica la famosa diretta.